Benvenuti a una nuova puntata di Dentro Fiumicino, l'analisi dell'attività politica locale, una rubrica del Faro Online. La settimana che abbiamo appena passato ha visto tornare in auge prepotentemente tutto ciò che riguarda l'argomento edilizia, sia per quanto riguarda la strada argine e quindi anche il discorso sulla cosiddetta R4, cioè la classificazione a rischio morte di parte dell'Isola Sacra nell'eventualità di un'esondazione del Tevere, ma anche la riperimetrazione di una parte di riserva statale del litorale romano intorno all'aeroporto che ha creato più di qualche discussione. Sono i due argomenti principali, ce ne sono anche altri, magari meno importanti, ma dei quali daremo conto dopo. Allora, iniziamo dall'argomento che più tiene, diciamo, sotto scacco, tutta la parte dell'Isola Sacra e quindi il problema del rischio esondazione, il problema, appunto, come ho detto prima, della classificazione R4 che blocca sostanzialmente tutto il comparto edilizio e che vede una serie di attori, partecipare a questo problema. Il Comune, ovviamente, ma anche la Regione Lazio, ma anche l'Ardis e ancora l'autorità di bacino. Bene, la novità grande di questa settimana l'ha annunciata il presidente dell'ASEF, l'associazione del settore edile di Fiumicino, Palmerino Faratro, annunciando l'arrivo delle prime procedure di esproprio per la ormai famosa strada Argine che disegna una S molto grande sulla parte che va verso il mare tra il Tevere e Passo della Sentinella e dall'altra parte appunto l'Isola Sacra. Questa grande S, questa grande muraglia, come può essere definita dall'opposizione, servirà a creare un argine che in caso di esondazione del Tevere bloccherebbe l'acqua in maniera da non farla arrivare all'Isola Sacra e in questo modo si sbloccano un po' tutte le prescrizioni che attualmente sono sulla parte edile di Fiumicino. Dunque, la strada Argine, ha detto Palmerino Faratro, si farà, partite le procedure d'esproprio, significa anche che il tracciato della strada Argine è stato definito dalla Regione, in quanto se partono gli espropri si sa dove questa strada passerà. Non era una notizia di poco conto e infatti ha provocato immediatamente uno sciame di dichiarazioni e di polemiche. Tra tutte vale la pena sottolineare per prima quella degli abitanti di Passo della Sentinella. Ora, ricordiamoci che questa strada Argine, se verrà realizzata in questa maniera, taglierà in due la parte dell'Isola Sacra dove adesso esiste, diciamo, il centro abitato, alla parte che sta vicino al mare e quindi la zona chiamata Passo della Sentinella. Gli abitanti da anni stanno facendo una battaglia per vedere riconosciuti i propri diritti di cittadini e infatti in una zona nata abusivamente all'inizio, ma poi sanata, in parte addirittura acquistata dai residenti e quindi divenuti proprietari proprio delle case e dei lotti che insistono e servita negli anni dalle strade, dall'acqua, dalla luce, dall'immondizia, insomma un quartiere vero e proprio, ma sempre tenuto ai margini. È esattamente quello che i cittadini di Passo della Sentinella denunciano. Anche in questo caso si sta decidendo qualcosa senza preventivamente informarli. Loro hanno saputo questa notizia dal Faro Online, hanno mandato un comunicato non durissimo nella forma, ma duro nei contenuti, perché dicono favorevoli alla messa in sicurezza, ma per tutti non siamo cittadini di serie B. Cosa vogliono i cittadini di Passo della Sentinella? Vogliono mettere in sicurezza prima il fiume Tevere, che è quello che esondando darebbe il problema a Passo della Sentinella e quindi loro chiedono la costruzione di un argine sul Tevere che eviti di far inondare la zona appunto di Fiumara Grande.
Dopodiché, dicono i residenti, fatto questo preventivo aggiustamento, poi la regione può fare tutto quello che vuole. In realtà qua il problema è grande perché dalle carte della regione, che sempre il Far Online ha pubblicato, si percepisce come gli abitanti di Passo della Sentinella, secondo il piano regionale, dovrebbero essere in qualche modo delocalizzati. Parola piuttosto così arguta, ma per dire un concetto molto semplice, se ne devono andare. Secondo la regione, gli abitanti di Passo della Sentinella devono essere sfollati da lì e devono essere messi in nuove costruzioni che la regione in qualche modo dovrà reperire sul territorio o costruire direttamente. Non è un problema da poco. A, perché gli abitanti Passo della Sentinella non se ne vogliono andare. B, perché queste costruzioni ancora non ci sono. C, perché non si sa nemmeno dove eventualmente potrebbero essere costruite, con quale capitolato. Quindi è tutto, come al solito, c'è grande confusione. Rispetto a qualche tempo fa, la novità è che ci sono i documenti che il Far Online ha pubblicato, come al solito, in formato PDF, quindi scaricabili da chiunque, ma in quei documenti ci sono scritti alcuni passaggi che non si sa bene come poi possono essere realizzati. Spetterà all'amministrazione Montino in qualche modo mettersi in mezzo, gestire, cosa che gli ha chiesto anche il presidente dell'associazione del settore edile, gestire questa fase di transizione tra il volere della regione e le esigenze dei cittadini. Sul tema è intervenuto il capo dell'opposizione Mauro Bonnelli, che propone di fare un'altra cosa. Agli incomprensibili studi dell'ARDIS, dell'onnipotente ingegnere di turno, scrive Bonnelli in un comunicato, bisogna contrapporre uno studio di parte di un'anacronistica muraglia cinese, i cui tempi di realizzazione rimangono avvolti nel mistero e che ha bisogno di complesse e costose procedure di esproprio di aree private, e Fiumicino non sa che farsene. Ci vogliono soluzioni praticabili con tempistiche rapide. E chiaramente l'appello anche qua comunque è all'amministrazione comunale in carica a trovare soluzioni alternative. Ultimo intervento su questo argomento è quello di Fabrizio Pagliuca, cioè del presidente del Comitato Spontaneo Isola Sacra, che da sempre si batte per la storia dei B4A, cioè quei comparti che sono ritenuti edificabili e quindi pagano tasse in quanto edificabili, ma avendo il vincolo proprio dell'esondazione non possono in realtà ospitare nessun cantiere. Fabrizio Pagliuca ha tirato fuori un documento dell'autorità di bacino che chiarisce il punto sull'edificabilità, cioè l'autorità di bacino ha emesso un documento, ha firmato un documento in cui dice: stante il fatto che si farà la strada argine, allora, stante il fatto che siamo sicuri che un domani tutta l'area verrà messa in sicurezza, nel frattempo si può costruire, o meglio, possono andare avanti, almeno a livello burocratico, i piani che riguardano l'edilizia, e le eventuali costruzioni possono essere fatte con alcuni accorgimenti. Ad esempio il piano piloti, per chi non lo sapesse, il piano piloti significa lasciare, diciamo, il piano a terra con dei piloni libero, in modo che in un'eventuale esondazione l'acqua possa scorrere e scaricare la violenza che si porta dietro, e diciamo abitare le case dal primo piano in su. È un escamotage che in questo momento non è permesso nemmeno sui B4A, e che quindi invece Pagliuca chiede che venga risolto. Nella complicatissima situazione, vediamo che insomma è un momento, cioè è un comparto che non da un momento, ma da troppo tempo è avvolto in questi lacci e lacciuoli che si incrociano e si aggrovigliano fino a strangolare l'attività edilizia sul territorio. C'è anche il discorso della CO2, cioè il discorso dell'anidride carbonica nel sottosuolo, pericolosa perché potrebbe esplodere. A luglio finiscono i carotaggi. Questi carotaggi, da indiscrezioni ancora non confermate perché gli atti ufficiali non ci sono, sembrerebbero aver escluso il problema della CO2 in maniera diffusa su tutta l'area dell'Isola Sacra, e dunque anche quel problema, anche quell'ostacolo non ci dovrebbe più essere. Insomma, sembrerebbero esserci tutte le condizioni per far ripartire subito dopo l'estate l'intero comparto edilizio a Fiumicino, il che
non sarebbe una cattiva idea, soprattutto visto il momento critico a livello occupazionale. Cantieri aperti significa sicuramente più lavoro per gli operai, lavoro per gli smorzi e quindi per i produttori di mattoni e materiali, insomma un microcosmo economico che potrebbe rimettersi in moto. In tutto questo resta il problema che abbiamo detto a monte però, passo della sentinella, come risolvere quel problema. Aspettiamo che l'amministrazione, insieme ovviamente agli enti preposti, Regione, ARPS, autorità di bacino, proponga delle eventuali soluzioni. Sempre per quanto riguarda il comparto edilizio, c'è stata anche la riperimetrazione dell'area protetta, diciamo, quella che sta intorno all'aeroporto, che va verso Maccarese, quella della riserva del litorale, la riserva statale del litorale romano. Ora, è uscita un'agenzia ADN Cronos, che il Faro Online ha riportato, nella quale il sottosegretario, adesso vi dico Cirillo, il sottosegretario Cirillo, alla fine della conferenza unificata Stato-Regioni, ha dato la notizia del nuovo perimetro della riserva naturale statale del litorale romano, a compensazione di 575 ettari esclusi, quindi non più con un impedimento, con una tutela massima, ne sono stati inclusi 900, quindi l'area protetta in qualche modo si è allargata. Ma il punto è vedere dove si è ristretta, cioè quali sono quei comparti che lui stabilisce, dice che sono intorno all'aeroporto, che vengono in qualche maniera sdoganati. Allora, su questo si è creata una grossa polemica. Il Faro Online ha lanciato l'allarme e ha detto: attenzione, questo potrebbe essere il primo passo per il piano del raddoppio di ADR. Visto e considerato che la notizia la dà il sottosegretario, visto e considerato che è il governo che ha dato il via libera al piano di ADR, di ristrutturazione di tutto il sedime aeroportuale, comprendendo e mettendo i soldi del finanziamento, parte dei soldi del finanziamento nel CIPE, quindi nei fondi statali. Attenzione, perché questo potrebbe essere il primo passo. Un allarme che ha destato più di qualche polemica, peraltro, e che in questo momento è stato smentito dall'assessore di Genesio Pagliuca, che non ha smentito ovviamente il fatto che ci siano stati 575 ettari che prima erano a grande tutela intorno all'aeroporto e che adesso sono a minor tutela intorno all'aeroporto. Questa notizia è vera e verificata. Ciò che ha smentito Pagliuca, di Genesio Pagliuca, è che quelle aree siano quelle necessarie ad ADR per allargarsi verso Maccarese, che è una grande sottolineatura della quale noi diamo conto e diamo conto anche con grande evidenza, perché significa comunque aver tutelato, almeno per adesso, quell'area che sarebbe servita originariamente proprio per fare la nuova pista, quella proprio del raddoppio dell'aeroporto. Adesso è chiaro che le aree intorno all'aeroporto che sono state svincolate serviranno ugualmente per mettere cemento, questo è ovvio, e quindi per mettere nuovi insediamenti urbani o nuovi insediamenti produttivi. Vedremo nel dettaglio dove è stata svincolata l'area protetta. Qualche indiscrezione ce l'abbiamo. Non possiamo dire più di tanto perché non abbiamo ancora le carte che abbiamo chiesto al Ministero e che il Ministero ci ha detto che ci darà, ma dopo la pubblicazione in Gazzetta, e passeranno almeno una trentina di giorni prima di avere l'ufficialità. Comunque, da indiscrezioni sembra che siano aree, alcune di queste, interessanti per qualche esponente della vecchia amministrazione. Non possiamo dire di più. Ne diremo e ne daremo conto in maniera approfondita quando avremo le carte in mano. Ultima cosa che vogliamo segnalare è un grido d'allarme che viene dal comitato di Granaretto: niente più agevolazioni per il Metrebus. 7 righe di comunicato della provincia di Roma per dire niente più sconti, pagate il prezzo pieno. In un territorio, il nord del comune di Fiumicino, dove i mezzi sono una necessità più che un vezzo, si tratta di un provvedimento che rischia di ritorcersi contro centinaia e centinaia di pendolari.
È quello che dice appunto il Antonio Lucisano, presidente del comitato di Granaretto, chiedendo in qualche modo a Merlebus Lazio di ripensarci o comunque all'amministrazione di farsi carico di questo grido d'allarme, se non proprio del problema in sé. Ultimissima cosa, e poi chiudiamo, Metrebus, non il problema, lo spostamento, quindi non la società che si occupa degli spostamenti in metropolitana, ma il programma estivo di appuntamenti estivi fatto dal centro-sinistra. Allora, ne sono state dette tante, in questo caso diciamo anche la nostra. Il programma è stato fatto in pochissimo tempo, pochissimo, perché le risorse economiche sono pressoché nulle. L'elezione del nuovo sindaco è stata a ridosso dell'estate, quindi criticare più di tanto un programma così fatto, cioè fatto all'ultimo minuto, senza risorse, di corsa e che comunque ha dato, come dire, evidenza a un po' tutte le località del territorio, secondo noi, secondo me, è sbagliato. Bisogna dare il tempo all'amministrazione di prendere possesso, di recuperare anche le risorse economiche per poi programmare il prossimo anno. Certo, non può essere questo il programma che dà lustro a Fiumicino, non è questo il programma che richiama turisti a Fiumicino, c'è bisogno di altro. Però, ripeto, detto che c'è bisogno di altro e che questa non è la soluzione e non può nemmeno essere considerata la soluzione ottimale per l'estate, c'è da dire che l'amministrazione ha dovuto organizzare questo specifico anno estivo in totale emergenza di tempo e di risorse. Quindi per quest'anno va bene così, ci aspettiamo però che il prossimo anno l'amministrazione, avendo un anno di tempo per programmare, faccia delle cose certamente più incisive. Sarebbe bello, ma questa la dico a mo' di battuta, ma credo che l'abbiano pensata un po' tutti i fiumicinesi, quella cartina che viene fatta dove si vede proprio tutta la metropolitana e cioè tutte le fermate con i vari appuntamenti culturali che si spostano un po' in tutto il territorio, da nord a sud, a est a ovest. Che bello se quella non fosse la cartina di un programma culturale e basta, ma fosse la cartina della metropolitana leggera di Fiumicino. Che bello pensare di poter prendere un trenino metropolitano e andare da Fiumicino Centro a Maccarese e viceversa in 7 minuti, in 6 minuti, in 8 minuti. Sarebbe una cosa eccezionale. Per poi collegarsi alla ferrovia, per poi collegarsi magari a Roma. Beh, vabbè, questa è probabilmente un'utopia, però certo che vedere la città riempita di manifesti dove si vede questa stupenda metropolitana che collega tutta la città, insomma, fa venire voglia di vederla realmente. Non so se questa può essere l'ennesima idea lanciata all'amministrazione, ma credo che se fosse possibile, se sarà possibile, ci penserà da sola. Bene, per questa puntata è tutto. Noi ci rivediamo lunedì prossimo con i commenti su ciò che è accaduto nella settimana. Alla prossima.